Bella ragazzi, sono Flayn e bentornati. Siamo qui oggi su Pokémon, gioco di carte collezionabile, ragazzi, con una nuova serie. L'avevo annunciata qualche giorno fa e finalmente, ragazzi, siamo arrivati al giorno. Anche oggi, ragazzi, tormentato dal raffreddore, quindi nel caso sentiate un accento tipicamente tonguniano, sappiate che io non sono del Tongo, anche qualche posto più basso, no. Ma prima di dire altro, ragazzi, prima di spiegarvi questa serie, come al solito, rituale. Perché come sapete, ragazzi, questi video non necessitano di like normale, insomma, come vedete da YouTube, è per quello che li toglie, perché appunto abbiamo scoperto che servono determinati rituali per aggirare questo problema. Bene, oggi, ragazzi, per mettere mi piace la cosa è abbastanza ardua. Dovete, insomma, prendere il telefono, mettervelo sul ginocchio, mettere like con il ginocchio, mentre recitate qualche, insomma, pezzo dell'alfabeto al contrario, cioè da Z andate in su, cioè C, B, A e poi tutti gli altri numeri che vengono. E una volta fatto questo, ragazzi, come al solito, sigillate il tutto con l'hashtag, che potrebbe essere sempre un hashtag derivante dallo stagno. No, ragazzi, fotte sega, oggi l'hashtag è pane di foca. Quindi lanciate questo hashtag e io saprò che siete riusciti a mettere mi piace in questo modo, ragazzi. Ma cominciamo subito con spiegarvi come funziona questa serie, questa pack battle. Come vi spiegavo in qualche video fa, è praticamente lo stesso principio delle chess battle di Next, però leggermente rielaborata e riadattata su questo gioco. Tutto quello che dovrete fare, ragazzi, è contattarmi su Instagram o su Facebook, mandarmi 5 codici di 5 pacchetti precisando appunto che volete partecipare a una pack battle. Io aprirò rispettivamente 5 pacchetti di uno e 5 pacchetti dell'altro. Dopodiché le carte più rare, ragazzi, verranno messe qua sotto. Dovrei aver messo una barra lunga, ecco, e dovrete votare voi mediante coso qua in cima, che dovrebbe esserci, quale secondo voi, ragazzi, ha asfaltato l'altro, insomma quale dei due ha trovato le carte migliori. Ma cominciamo subito, ragazzi, questo episodio vedremo affrontare Madmaster 21 da una parte e da quell'altra abbiamo Teo Iaco. Tra l'altro, ragazzi, ora che mi ricordo, nello scorso video su questo gioco avevo detto che, insomma, nel caso avessi vinto avrei dovuto aprire due pacchetti di generazione e quello che avrei trovato al loro interno l'avrei regalato a voi. Quindi, ragazzi, andiamoci subito ad aprire questi due pacchetti. Dopodiché, ragazzi, possiamo cominciare spediti con la pack battle. Senti, ma si possono mangiare le banane? Primo pacchetto, innanzitutto, abbiamo Caterpillar, come sempre, quello non manca, ma ragazzi, fantastico, Magikarp, ragazzi, questo proprio si vede che è pesce fresco. Vabbè, ragazzi, andiamo subito con la carta rara senza aspetti. Madonna mia, che schifo, ragazzi, penso che questo principalmente non interessi a nessuno, quindi ve lo evito che è meglio. Prossimo pacchetto generazione, ragazzi, vi ricordo che il contenuto di questi pacchetti sarà fottutamente vostro, come al solito. Gatti, ragazzi, uno Slowpoke, attenzione, abbiamo un Raichu. Procediamo subito con la carta rara, ragazzi, e boh, poi, ragazzi, cominciamo con la patch battle. Mega Charizard X, madonna mia, che culo! E questo, ragazzi, sarà fottutamente vostro. Adesso troveremo anche un modo, ragazzi, con cui farvelo vincere, un sorta di contest o qualcosa. Ragazzi, ho già visto il tipo di culo che ho oggi, quindi si preannuncia veramente una pack battle di quelle come piace a mia madre. Ragazzi, ma cominciamo subito. Hanno a testa 5 pacchetti generazioni, ma il primo che scende in campo è Madmaster 21 e vediamo come se ne esce. Ragazzi, attenzione, primo pacchetto per lui, vabbè, Electabuzz, Vulpix, ok, ragazzi, un fighissimo Magnemite, le calamite. Terrò conto solo delle carte reverse, quelle più rare, ragazzi, nel senso, tipo, dovessi trovare uno Zabdo su Mewtwo. Andiamo con la carta rara, ragazzi. Prima carta rara per Madmaster e abbiamo un Arcanine, ragazzi. Allora, non comincia benissimo, ragazzi, ma i pacchetti sono ancora tanti. Secondo pacchetto sempre per Madmaster. Allora, io spero di non trovare Magic. Madonna, ragazzi, c'è anche un Tangela, madonna santa. Legame mentale con Charizard, potrebbe essere un segno. Tra l'altro è anche foil reverse, quindi doppiamente sculato. Quel Tangela, ragazzi, quel Tangela che si accoppia con la pianta, io non mi ricordo se è fortunato o meno. In teoria dovrebbe essere Shagura, mi sembra. Ma non perdiamo tempo, ragazzi, andiamo subito con la carta rara, vediamo qual è la seconda carta rara del nostro Madmaster. Non so come si possa battere uno che comincia così. Puttana vacca, ragazzi, che fottuto culo. Oggi c'ho il culo nelle mani, ragazzi, non so cosa stia succedendo. Ha appena cominciato e già si prospetta un avversario ostico. Questa volta la foil reverse è un fighissimo Metapod. Anche questo con indurimento, ragazzi. Indurimento con Kakuna, indurimento con Metapod. Sembra più un video hard tra due congolesi. Comunque, ma andiamo subito con la carta là, ragazzi. Non perdiamo tempo. La terza carta là di
Madonna santa, che schifo. Le talpe dell'orto di zia Giovanna. Penultimo pacchetto per Mad Master. Ragazzi, allora, finora ho trovato la più rara mi sembra Charizard Holo. Del resto tutte carte di minore importanza. Attenzione, un Rattata proprio reverse, così te lo danno giusto perché fa schifo e vogliono abbassarti il tasso di felicità dovuto col potuto Charizard Holo. Ragazzi, altra carta rara per noi. E in questa carta abbiamo uno Zapdos. Ragazzi, attenzione, uno Zapdos. Tra l'altro Holo, lo vedo dura, eh. Secondo me Mad Master da battere è abbastanza difficile. Ultimo pacchetto per quello che riguarda Mad Master, che è sceso in campo, ragazzi. E madonna mia come sta arando proprio i culi. Attenzione, due carte rare, ragazzi, due carte rare. Partiamo subito con la reverse e poi vediamo cosa troviamo. No, ragazzi, non va bene. Ma cos'è Charizard Reverse, ragazzi? Ma come si batte uno così? Zapdos Holo. Abbiamo Charizard Holo e Charizard Foil Reverse. Ma porca mignon. Ultima carta dell'ultimo pacchetto di Mad Master, ragazzi. C'è una carta mega, mi cucciacquito dalla vita. Ragazzi, la vedo un po' dura. La vedo leggermente un po' dura. Come piace a mia madre. Questo punto della squadra, ragazzi, del nostro Mad Master. Comincia da sinistra verso destra con un Charizard Reverse, uno Zapdos, un Charizard Holo, anche Zapdos Holo ovviamente, e Slowbro X. Madonna, ragazzi, madonna, io non so come si possa battere uno che su 5 pacchetti trova questo. Ma se oggi, ragazzi, ho questo culo, tutto è possibile. Ah, regola, ragazzi, chi trova Doduo di Makuni vince a tavolino, a meno che non lo vada a trovare nel primo pacchetto. E adesso, ragazzi, è arrivato il momento di Teo e vediamo cosa ci troverà lui in 5 pacchetti. Primo pacchetto per noi, ragazzi, attenzione. Dunque, abbiamo due carte rare, un Voltorb, un Growlithe, ragazzi. Direi di partire subito con la prima carta, che dovrebbe essere, sì, che è la reverse. Prima carta rare, abbiamo un Mewtwo reverse, dai, ragazzi, non è male. Non è assolutamente male. E ora, ragazzi, partiamo con la prima carta rara per il nostro Teo Iaco. Prima carta rara, attenzione, abbiamo un fottuto merda di un Dewgong. Madonna, ragazzi, non cominciano bene questi pacchetti. Secondo pacchetto, attenzione, vedo già un fottuto Ghastly. Vaffanculo anche Ghastly, ragazzi. Un Nidorino, Foil Reverse. Vabbè, Sandshrew, Vulpix, tutti quanti, ragazzi. E direi di partire subito con la carta rara. Seconda carta rara, abbiamo un Hitmonchan Holo. Dai, ragazzi, non è male. Non è assolutamente male. Però per il mio dovrebbe trovare almeno due ex o una Mega Evoluzione. Perché, ragazzi, due Charizard, uno Holo e uno Foil Reverse sono duri da battere. Terzo pacchetto per il nostro Teo, ragazzi, vediamo cosa ci trova. Che vedo già un fighissimo Caterpie. Attenzione, un Ghastly Foil Reverse. Io questo l'ho anche trovato in real, ragazzi. Che schifo di Ghastly. Ma ora passiamo con la carta rara, ragazzi. Abbiamo bisogno di carte X. Attenzione, abbiamo una merda di un Dugtrio. Porca, ragazzi, le talpe ci sono sempre. Mi spiace, Teo, sei stato anche tu invaso. Sei entrato nel club di quelli con le talpe nell'orto. Quarto pacchetto per il nostro Teo, ragazzi. Abbiamo bisogno di carte X, di carte rare, non di Pikachu grossi e di Growlithe che non fanno una minchia, ragazzi. Attenzione, abbiamo tre legami, madonna mia, cos'è? Un pacchetto, un corso su come legare i bovini da stalla, ragazzi. Un altro Ghastly Foil Reverse. C'è una persecuzione, penso ci sia la malaria dei Ghastly Foil Reverse, ragazzi. È arrivato il momento della carta rara. Abbiamo bisogno di una ex, abbiamo bisogno di una carta Holo forte. Per favore, carta rara per noi, abbiamo un... Ma basta le vespe! Ragazzi, ho provato che le vespe prima o poi conquisteranno il mondo, quindi... Insomma, armatevi di Fleet, di DDT e tutti gli altri strumenti per debellarle. Una cosa spettacolare. Ultimo pacchetto per il nostro Teo Iaco, ragazzi. Madonna mia, penso che Mad Master sia diventato veramente difficile. Ma attenzione, abbiamo due carte rare. Il solito Tangela ingroppato con la pianta, che non so più, ragazzi, se porta culo o sfiga, perché negli scorsi Pacomending mi sembra che fosse disgraziato. In questi, ragazzi, madonna, addirittura un Charizard Holo. Quindi, ragazzi, può succedere di tutto. Abbiamo due carte rare. Due carte rare. E attenzione, potremmo trovare dietro o una carta X, o una Mega Evoluzione, o una Turbo, oppure i cali di Giampiero Galeazzi. Prima carta rara per il nostro Teo Iaco, ragazzi. E abbiamo un altro Mewtwo Reverse, ragazzi. Questo non è male, non è affatto male. Ma ci manca ancora una carta, ci manca la carta rara. Deve essere per forza o un Mega Charizard X, o un Mega Charizard X Full Art, ragazzi, o un Dragonite X Full Art, un Dodo di Makuni per vincere a tavolino, oppure almeno una fottuta Mega Evoluzione. Quindi, ragazzi, partiamo con la carta rara. Attenzione, carta rara per noi, abbiamo ragazzi, Mega Blastoise X. Mamma mia, allora, c'è da dire che oggi comunque c'ho un culo nelle carte, che spaventoso. Per vostra fortuna non ho fatto la pack opening challenge, altrimenti a quest'ora mi ero già salvato. Madonna mia, come se ne esce sul finale con un Mega Blastoise S. E questo potrebbe mettere in discussione le cose. Attenzione, ragazzi, e ora andiamo al tabellone e vediamo quali sono le due rispettive squadre. A few moments later, il nostro Teo Iaco se ne esce con due Mewtwo Fire Reverse, un Hitmonchan Holo e un Mega Blastoise X. Ragazzi, tra l'altro fighissimo, questo mi mancava. Mentre il nostro Mad Master, ragazzi, che è un qualcosa...
mi fai schifo, cioè non so cosa dire. Con un Charizard foil reverse, uno Zapdos holo, un Charizard holo e uno Slowbro X. E io la chiudo qui, ragazzi. Votate qua in cima il vostro preferito, ragazzi, quello che secondo voi ha vinto questa pack challenge. Ditemi se vi piacerebbe partecipare, ragazzi. Se volete, contattatemi su Facebook. Dopodiché potreste essere voi i prossimi protagonisti. E insieme alla carta igienica, ragazzi, perché potrebbe anche tornare la carta igienica a fare i pack opening. Troverò anche un modo per farvi vincere quel Mega Charizard X che abbiamo trovato prima. C'è da dire comunque oggi c'è un culo che è di altro pianeta, ragazzi, un culo venusiano, un culo verde. E che dire, ragazzi, direi questo video posso terminare qui. Se avete piacere di lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se volete, guardate la pagina di Facebook o Instagram che la trovate in descrizione nei commenti, come al solito, ragazzi. E che dire, tra l'altro, ragazzi, vedo che sono palesemente una persona svegliissima, cioè qui da Play, dal Padre Eterno, ragazzi. Cioè, eccellente ritorno del Padre Eterno. È tutto. Bella Lega. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ho matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.